Lomac Adrenalina 9.0. Quando ho chiesto a Paolo e a Fabrizio il perché avessero chiamato Adrenalina questo battello, beh, la risposta è stata: usciamo in mare e poi te lo facciamo vedere. Ti garantisco che ho già paura adesso. Non pensare che io abbia voluto fare un gommone, un battello fantastico come questo in abbinamento alla mia giacca. La colorazione rossa è una colorazione molto molto aggressiva, ma su questo battello sta particolarmente bene ed è venuto fuori un abbinamento fantastico. Su una lunghezza di 9 metri, quindi tutta la lunghezza del battello, e una larghezza che supera i 3 metri, ma sgonfiato, lo puoi mettere sul tuo carrello e portartelo in vacanza dietro la tua auto. Questo battello è ottimo sia per far campeggio nautico che anche andare in giro per l'Italia e non solo a divertirsi per i mari. Ok, questo battello porta fino a 16 persone, quindi non vale più la scusa, ma la suocera è di troppo, non ci può stare. La suocera ci sta e con tutti i parenti di tua moglie o i parenti di tuo marito. 16 persone, amici, parenti, tutti quelli che vuoi puoi imbarcare. Adatto quindi per le divertite in mare, le scorribande, gli sport acquatici, le uscite in mare anche con la famiglia, anche in totale tranquillità, perché i battelli sportivi hanno dalla loro le performance, ma non per forza devi andare come un disperato o un forsennato per mare. Avere tante cavalli, avere un battello super sicuro e veloce è anche molto più sicuro di avere un battello quasi che non riesci a uscire fuori dal mare. In condizioni di pericolo questo battello ti porta subito a casa. Nella parte prodiera, quindi la parte davanti, c'è un grandissimo prendisole, comodo per 3, 4, anche 5 persone, visto che possiamo sfruttare i due tubolari laterali per appoggiare testa e gambe. Qua c'è lo spazio per veramente tutta la famiglia. Sulla seduta di poppa, quindi quella dietro, quella verso i motori, abbiamo una seduta dove ci possono stare in modo sicuro, difatti è anatomica, 4 persone. Oltre a questo c'è un comodissimo appoggiaschiena che ribaltandolo diventa o sia il poggiatesta del prendisole o altrimenti l'estensione proprio del prendisole. Quindi abbiamo ben 2 prendisole su questo grandissimo battello. Seduta di guida molto comoda sia per una che per 2 persone e sicura, infatti la spallina che ti gira dietro la schiena è assolutamente arrotondata dietro di te, di modo che ti tiene anche quando vuoi fare delle velocità particolarmente elevate come questo battello ti può permettere di fare. Sotto la seduta di guida c'è un grande frigorifero, oltre alla possibilità di poter installare al di sotto della seduta anche un fornello che ti può servire assolutamente quando ti vuoi fermare, magari fai una pescata, una grigliatina veloce e te la fai qua sopra in barca direttamente dal mare. Pesce fresco, di sicuro. Il tendalino parasole, che è assolutamente necessario per poter star fuori tutta quanta la giornata, è un tendalino parasole completamente a scomparsa. Ma non c'è solo questo. Infatti, grazie ai pistoni servoassistiti, questo tendalino non ha bisogno delle cinghie, di diventare matti per tirarlo e tenerlo teso. Infatti, una volta alzato, sta su da solo. Non far battute, sta su da solo il tendalino. Sotto il sedile di poppa, quindi quello dietro, sotto il prendisole che c'è dietro, abbiamo un gavone enorme, uno spazio enorme dove poter mettere le cose. Ma non è tutto qua, non devi neanche qua tribulare, perché basta con 2 semplici tasti, alzare e andare a buttarci dentro tutto quello che ti può servire direttamente in barca. Sotto la console abbiamo questo spazio, come ti sto facendo vedere, basta aprire questo semplice gavone e sotto c'è un WC che ti può servire sia come appunto WC, come toilette, o anche semplicemente per cambiarti, magari con un minimo di privacy, visto che il gommone è un open vero. Bene, adesso non mi resta che dirti come al solito che sono stanco di star qua a raccontarti e parlare di questo battello e ho voglia di provarlo. Ma una cosa molto importante che forse non dico spesso, questo l'accetto è lo stacco di massa, sostanzialmente è quello che permette di spegnere il motore nel caso tu cadi o perdi l'equilibrio in battello. Ricorda che è ancora più importante di guardare al meteo, questo veramente può salvare la vita di tutti, specialmente su un battello di queste prestazioni, ma non solo. Quindi allacciatelo sempre al polso, perché in qualsiasi condizione tu sei sicuro che il battello e la barca si possano fermare. Ma quindi, oltre alla parentesi seria, che comunque non è mai da sottovalutare, ora sono proprio stanco. Il caldo fa caldo, è estate, Costa Azzurra. Cosa facciamo? Affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Stiamo navigando a 22 nodi, sembra di essere veramente fermi in mare. E se vuoi, affonda il gas e divertiti. Vai! Ah!
Bene, cos'altro dirti dopo questa fantastica prova? Abbiamo superato i 50 nodi, ragazzi, 50 nodi, se qua non c'è da divertirsi non ce n'è più per nessuno. Non mi resta che dirti di venirlo a vedere questo battello. Siamo come al solito sempre a Desenzano del Garda, vicino a Desenzano del Garda, al Lido di Lonato, presso Barche Bellandi. Grazie all'OMAC avremo anche a disposizione questo battello da poter toccare, vedere con mano e perché no, magari farne uno proprio tuo, perché no? Potrebbe essere veramente il tuo battello e sarebbe la tua estate diversa dal solito. Se vuoi altre informazioni commerciali, se vuoi saperne di più di questo battello, non devi far altro che andare nella descrizione qui sotto questo video e qui scriverò tutto quello che ti posso dire, oltre al fatto anche di metterti i nostri contatti per poterci chiamare, mandarci le mail. Quindi, concludendo, come sempre, non mi resta che dirti da Cannes, dalla Fiera Nautica di Cannes, buon vento e occhio sempre al meteo.